In queste ore, in modo un po' furbesco, da parte di alcuni c'è il tentativo di far passare come errore, da parte di Michela Murgia e mio, laddove invece si tratta di un'interpretazione semantica ben precisa, circa i fatti accaduti il 2 giugno scorso. Ma dobbiamo ricapitolare. C'è la sfilata militare, passano gli incursori e il comando raggruppamento subacqueo, i incursori Teseo T6, chiamati Comsubin, e gridano "Decima!" Ignazio La Russa fa il segno di vittoria. Denuncio subito sui miei social, dicendo: "Ma com'è possibile autorizzare a celebrare la decima e quel segno di vittoria?" Subito corrono a dire che abbiamo sbagliato, che non c'entra niente con la decima MAS di Valerio Borghese, questa è la decima MAS della Regia Marina Militare, da cui discende Valerio Borghese, e che non c'entra niente appunto col fascismo. Non è vero, nel senso che non è così semplice, tutt'altro. Cerchiamo di tornare indietro e fare una riflessione su tutto. La decima flottiglia MAS. MAS sta per motobarca armata Svan. Svan era l'azienda veneziana che produceva queste motobarche. Nasce come prima flottiglia MAS nel 39. Poi si chiama decima flottiglia MAS nel 41, sotto la Regia Marina. Combatte la Seconda Guerra Mondiale, quindi combatte la guerra fascista, voluta dal fascismo, sotto le insegne della Regia Marina. Ci sono diversi ufficiali, diventati famosi, Ernesto Forza, Vittorio Moccagatta e Junio Valerio Borghese, il fascista borghese. Questa decima, a cui loro dicono di fare riferimento, tra l'altro si rende responsabile della cosiddetta impresa di Alessandria, la decima MAS, sotto la bandiera della Regia Marina, nel 41 attacca nel porto di Alessandria, in Egitto, la nave Queen Elizabeth, tra le altre imprese di cui il fascismo si vanterà a lungo, e nomina cavaliere dell'ordine militare proprio Borghese, che sta comandando quell'operazione. Parliamo della decima sotto le insegne della Regia Marina, quella omaggiata durante la festa della Repubblica. Sempre questa decima tenta, senza riuscirsi, ci prova, ma soltanto ipoteticamente, non sarà mai attuato, ad attaccare il porto di New York, sempre comandata da Borghese. Nel 43, armistizio, si spacca la decima flottiglia MAS, e quelli, diciamo, fedeli al nuovo governo Badoglio e decidono di combattere con gli alleati, seguono il capitano Ernesto Forza. E non si chiamano più decima, si chiamano Mari Assalto. Mari Assalto, questo doveva essere semmai il grido. Decima MAS continua a essere il nome del gruppo comandato da Borghese, che lavora con la Repubblica Sociale Italiana, quindi la Repubblica di Salò, e assieme ai nazisti rastrellano partigiani, torturano, fucilano e saccheggiano. Tra le molte cose che ricorderete che ha fatto Junio Valerio Borghese, fucilano, impiccano Ferruccio Nazionale, un ragazzo di 20 anni partigiano, lo mettono al centro della piazza di Ivrea con un cartello, aveva cercato di colpire la decima, frustano con degli stracci pieni di benzina infuocati 6 partigiani prima di metterli al muro, sempre nel nord Italia. Insomma, potrei andare avanti all'infinito su quello che ha fatto la decima MAS. Se volevano fare riferimento i militi della Consubim alla flottiglia antifascista, erede degli incursori che loro sono, di una repubblica con la costituzione antifascista, non dovevano fare riferimento a un nome così compromesso come quello della decima. Sì, ma perché ve ne accorgete ora? È stato usato per anni e anni e anni, è il motto. Ce ne accorgiamo, vero? Non me ne sono mai accorto. Me ne sono accorto perché c'è il gesto di La Russa. Quel gesto svela, e svela perché abbiamo un precedente storico. La Russa, da ministro della difesa nel 2009, non è che tutto è possibile scrivere in un post, va alla caserma Vannucci e, parlando al Comsubim, dice: "Siete eredi della non dimenticata decima MAS." E ci fu già la polemica sulla decima MAS. Il Borghese, Forza Nuova, se vedete online, che si firma Coordinamento Ibleo, prende un video di 9 anni fa in cui loro dicono sempre decima, lo postano e tutti naturalmente sono convinti che sia un omaggio alla decima di Borghese, perché lui ne ha ereditato il nome. La distanza, no, fino al 43, la omaggiamo fino al 43, poi c'è il cambio. E chiaramente, diciamo, molto pericoloso e molto ambiguo. Questa polemica deve servire a pulire da questi riferimenti le forze armate. Spero che al prossimo 2 giugno non si faccia riferimento alla decima, ma semmai trovare una continuità storica con Mari Assalto, con gli incursori che combatterono i nazifascisti. E poi arriva il
diciamo, la Russia che ha disambiguato con questo gesto. Ma siete ossessionati dal fascismo? Già sento le voci. No, che arrivano a dire. Ma lo vedete ovunque. È stato un errore in questi anni, invece, avere questo atteggiamento. Ma è tutto finito, ma il fascismo è solo un fenomeno storico. È evidente che è un fenomeno storico, è evidente che stiamo parlando di altro, di una continuità politica. Perché c'è qualcosa di sottile. In fondo si vuol dire, ma il fascismo non fu solo sbagli, fu anche tante cose buone. La guerra è stata fatta dagli italiani? No, no, l'hanno combattuta costretti spesso gli italiani. È stata voluta dal governo fascista. Quella decima ha combattuto per volontà di un governo fascista. Quindi perché io devo avere la Marina Democratica che fa riferimento a una flottiglia che ha combattuto la guerra voluta dal fascismo? Perché non è il momento di riscrivere tutto, tutta questa pericolosissima ambiguità? E perché si tende, no, a dire ma no, è tutto passato, ma smettiamola, ma ancora col fascismo, antifascismo, è il fascismo degli antifascisti, vedere dappertutto fascisti. Qui non c'è dappertutto. Qui c'è la Russia che ha fatto della sua politica, chiaramente in continuità con la storia fascista, un orizzonte. Qui stiamo parlando di Crosetto, di figure che arrivano da quel mondo, quindi non ovunque, loro. E soprattutto quel gesto va dentro un'interpretazione molto vasta. Iniziare a dire, appunto, come dicevo, la guerra l'hanno voluta tutti, quindi chi ha combattuto quella guerra è sostanzialmente innocente. Questo per quanto riguarda gli individui ci sta, per quanto riguarda le individualità. Non è che tutti quelli che hanno combattuto erano fascisti, ma attenzione, le istituzioni no. Le istituzioni sono state volute, create con un indirizzo preciso da quel governo. Perché io devo omaggiarle? Ancor più quando il nome indica, e insomma abbiamo mostrato semplicemente che è il re nudo, no? Quel nome indica la decima massa di Borghese, chiaramente. No, fino a quando si è scissa, poi però non state ricordando quando ha combattuto con gli alleati, quindi per la democrazia. Quindi fino a quando cosa? Ha combattuto contro gli inglesi nel porto di Alessandria, a Gibilterra? Omaggiate quella decima? Vedete, ci vuole tempo per capire quante fesserie raccontano, no? I gesti, ma non sono gesti fascisti, non sono dichiarazioni fasciste. Abbiamo provato a risemantizzare. Quel gesto di La Russa ha disambiguato, ha svelato delle contraddizioni simboliche e culturali in seno alle forze armate, che speriamo, ribadisco, il 2 giugno prossimo non faranno quell'omaggio così ambiguo. Detto ciò, c'è anche un'altra motivazione, cioè si cambia, si cerca, no, di togliere il giudizio e lo studio del passato per poter poi arrivare a dire sostituzione etnica, per poter arrivare a dire oggi che la tortura non permette alla polizia di fare il proprio lavoro, la maternità surrogata che andava regolamentata invece la si rende crimine internazionale, crimine universale. Tutte queste cose discendono esattamente da quella storia e discendono da una nostra mancanza, aver dismesso l'attenzione sui comportamenti autoritari, aver dismesso l'attenzione su cose che avrebbero 10, 15, 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa fatto inorridire la parte democratica del paese. È quello che ha permesso all'estrema destra di andare al potere senza dover aver davvero trasformato la propria storia. È questo quello che è successo. Ecco perché bisogna tenere i fari accesi. Ecco perché questo dettaglio non è di due ossessivi che vedono fascismo ovunque. Semplicemente si cerca, tramite quella contraddizione avvenuta oggi, io anni fa non l'ho intravista, non l'ho capita anche, mi è servito quel gesto e ascoltare e comprendere l'orrore di quella dedica e di quel gesto. Ripeto, già come ministro della difesa La Russa aveva dichiarato la vicinanza alla decima mas, aveva anche dichiarato ma no, è come El Alamein, all'eroismo, fatto riferimento all'eroismo di El Alamein. È l'eroismo di El Alamein, quando parliamo di individui è una cosa, scelte politiche è un'altra. Questo è importante. È importante, i soldati che sono morti sono spesso solo vittime, spesso, non sempre, ma il governo che l'ha mandato no. E quindi bisogna stare attenti al vogliamoci bene, ma siamo tutti italiani che hanno fatto la guerra, tutti insieme, tutti dalla stessa parte, tutti nella stessa sofferenza. Non è così. Quella storia genera poi questo.
genera questo percorso, per cui quando qualcuno dice sostituzione etnica non solo non viene fatto dimettere, ma addirittura lui ha paura di ricordare. Salvini, Meloni hanno utilizzato queste espressioni fasciste di quel mondo, con quel mondo che loro tendono a edulcorare. Edulcorare il passato significa legittimare scelte del presente che non erano state fatte proprio perché quel passato era da monito. Ma se quel passato non diventa più un monito, ma addirittura un riferimento, ecco che tutto è più facile. Questo stanno facendo. Ecco perché non bisogna mai chiudere gli occhi e non bisogna credere alle fesserie sul sito della Marina Militare, è scritto, e quindi questo è sufficiente ai presunti fact-checker per dire che è stato un errore. Ma noi abbiamo interpretato, abbiamo dato un'interpretazione, un elemento di interpretazione semantica. La Marina Militare dice che la decima MAS prima della scelta di Borghese di renderla al servizio della Repubblica Sociale era sotto la Regia Marina. E allora? Mi ha combattuto la guerra fascista. E allora? L'omaggio è un omaggio ambiguissimo, perché quel nome ereditato da Borghese, non so più come ripeterlo. Non è stata fatta la scelta di dire Maria Assalto. Maria Assalto è il nome degli incursori antifascisti. Si è rimasta nell'ambiguità. E questa cosa, con quel gesto, è stata svelata, col gesto di approvazione di La Russa. Ma le parole di Primo Levi puliscono tutto come al solito, arrivano chiare e finali. Ogni tempo ha il suo fascismo, scrive Primo Levi. Se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col terrore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando o distorcendo l'informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine ed in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti. Ecco tutto.